Oggi vi faccio vedere un inconveniente che si può presentare con questo cellulare che ho regalato a mia madre per Natale 2023. L'iPro F183. Che è questo qua, come potete vedere dalla sua confezione. Non faccio l'unboxing perché tanto ne troverete tanti su YouTube. È un telefono ideale per avere in macchina in caso di emergenza oppure per la terza età. C'ha un bottone antipanico e qua lo accendiamo. Presenta però uno svantaggio, che ogni tanto si attiva solo la connessione GSPR, qualcosa del genere, e quindi ti consuma i dati. Lo stesso inconveniente che anni prima avevo riscontrato nel Nokia Asha 302, che si attivavano i dati soli. Io però nel frattempo, in tutti questi anni, mi ero scordato come ero riuscito a disattivare i dati, visto che non c'è un procedimento nel cellulare per poterlo fare. Sono questi cellulari vecchi che i dati partivano in automatico. E allora come fare? Vedete? Già ti chiede di attivare i dati, io metto occultare. E avevo scoperto come fare. E adesso vi spiego come ovviare all'inconveniente. Ecco, qua andavo a menu, configurazione, connettività, ecco, dovete in pratica inventarvi un punto di accesso che sia inventato da voi. Vedete? Io qua ho messo punto di accesso, ho tolto quello della compagnia che non lo detetti in automatico e in questo modo cerca di entrare attraverso il punto di accesso e per tutte le funzioni e non lo trova. Siccome sempre di più gli anziani hanno bisogno di un cellulare per le emergenze, non per navigare, di un cellulare economico, l'iPro F183 è l'ideale. Nel caso dovessero fare una chiamata d'emergenza, possono mettere in SOS il 911 oppure il telefono di un familiare. Il problema è che ogni giorno si attivano i dati, quindi cosa devono fare? Perché magari non sanno come configurarlo. Andare al menu principale. Faccio vedere. Menu principale, anzi, mi sposto lì. Perché queste informazioni non si trovano sul web. Allora, menu principale.
navigare fino a trovare il Brownsware, lo vedete il Brownsware, fare ok e adesso cercare, ecco, opzioni, e qua ti dice acuste, qua diciamo che sta in spagnolo, ma puoi metterlo, configurarlo questo cellulare credo anche in italiano, vediamo un po'. Vediamo un po' di configurarlo. Vediamo. No, ecco, non c'è l'idioma italiano, ma che importa. Allora, qua, entrati nel navigatore, si fa ok e si fa opzioni, aggiustamenti, si configura, aggiusti, e qua ho già configurato un accesso, un conto di rete SIM finta, e ho visto che tutte le altre reti SIM sono cinesi. In questo cellulare vengono così, non riesco adesso che fare, però ecco, bisognerebbe cancellarle o inattivarle. Qua non riesco a fare nulla. Ah, ecco perché devo entrare, vedi, basta, in quella che ho configurato io ci stanno anche le altre. E se vai a vedere, ops, ho abbassato il cellulare, se vai a vedere sono tutte GPRS China Mobile, WAP China Mobile, deve essere la compagnia la China Mobile, 3G China Unicom, GPRS China Unicom, e poi questa che ho messo io, Truccia. Quindi è probabile, adesso vediamo se riusciamo a cancellarle. 4, eliminare, sì, tanto che me ne faccio di compagnie. Allora, vediamo un po'. Opzioni, vorranno... sì. Ah, guarda, ne sono rimaste poche. Opzione, vediamo, io vi saprò dire. Eliminare, sì. Opzione, eliminare. Vi saprò dire se funziona, se si connette di nuovo. È rimasta una quinta e che non riesco a rimuovere l'ultima. Forse rimuovendo pure la mia.
Dice che non si può rimuovere. Ah, bene, forse ecco l'altra. Vediamo, domani vi farò sapere. O quando sia che avrò occasione di fare un video oppure un short, se per caso si attiva di nuovo. Adesso non posso eliminare, c'è rimasta una. Ah, ecco. Non riesco a cancellare GPRS, forse riiniziando il cellulare. Ma questo era per dirvi che questi cellulari stanno ritornando per le persone della terza età. E se non vogliono usare i dati che si attivano ogni giorno automaticamente, a parte che dovrebbero cambiare il fornitore di dati perché di solito vengono con compagnie cinesi. Se vengono i cellulari dalla Cina, come in questo caso, ma dovete cancellare tutti i fornitori di dati e mettere uno immaginario, così non si riesce a connettere il cellulare e non vi consuma i dati. E questo è tutto. Vediamo un po' se ha preso. Filma, filmare bene, ho fatto quel piccolo short dal menu principale. È rimasto quel. Io temo che. Ah, vediamo un po' come posso cancellare personalizzato predeterminato. Allora, no, lo stesso rimane la mia truccia. GPRS. Si direbbe che la riconosce quella che ho inventato io come unico accesso alla rete. Vediamo domani, se no dovrò cambiare cellulare. Su queste note e sulle note anche, che qua anche avevo cambiato l'accesso alla rete e messo cose immaginarie. Vediamo un po'.
configurazione. Accesso 1, accesso 2, accesso... Ci sono 10 accessi, ma tutti immaginari. In questo modo non si connette a nulla. Quindi togliete gli accessi ai dati o sostituiteli con degli accessi inventati da voi, e magari se inventate degli accessi nuovi, potete disattivare quelli che vengono col dispositivo, oppure che il dispositivo usi l'accesso a dati dell'operatore telefonico. In questo modo questi dispositivi non sottraggono ogni giorno, se hanno soprattutto la SIM prepaga, non sottraggono del denaro e non rimanete senza carica. Allora, questo è stato tutto per il tutorial di oggi e spero che vi piaccia. Dovrebbe uscire stasera. Ciao!